mattina, lì proprio a Crotone, ha parlato di buona prestazione. Immagino che le prime impressioni non siano cambiate. No, assolutamente. Padova ha fatto la partita che doveva, creando diverse palle gol, non riuscendo a sfruttarle. Confermo quello che ho detto un po' post gara. Io penso che il Crotone abbia vinto meritatamente, ma non per demeriti del Padova, ma perché è una squadra forte, lo sta dimostrando dall'inizio del campionato, ma penso che i ragazzi abbiano fatto la partita che bisognava fare. Che faccia ha visto nei suoi giocatori il giorno dopo, magari dopo aver metabolizzato nel corso della notte la sconfitta? Secondo te? Brutti, eh? Delusi, facce deluse, dispiaciute. Normale, penso, dopo una sconfitta, anche se poi la prestazione c'è stata, per cui come presa di coscienza, ecco. Adesso l'anticipo con il Cesena, quando c'era stato il posticipo con la Regina, aveva parlato di risultati che si sanno già. Adesso l'anticipo psicologicamente come lo si affronta? Ma noi non penso che abbiamo nessun tipo di problema sotto questo punto di vista, giochiamo il giorno prima. Se saremo bravi cercheremo di mettere pressione a quelli che stanno davanti e poi bisognerebbe chiedere a loro se sentono pressione o meno. Per cui noi dobbiamo guardare esclusivamente la nostra gara e cercarla di fare nel migliore dei modi. Ma c'è rassegnazione, c'è delusione o c'è anche rassegnazione? No, se ci fosse stata l'assegnazione non sarebbe uscita la partita di Crotone, penso. È stato un chiaro segnale, penso che fino a quando ci sono delle possibilità e delle speranze, la squadra ha il dovere di provarci e l'ha fatto anche a Crotone stesso. Qualcuno però ha pianto dopo il fischio finale, non era mai successo, quindi forse. No, era successo anche in casa Poi ci sono col pezzi. Bari, che l'avevano mascherato meglio forse, ma non le reputo lacrime di rassegnazione, ma di rabbia. Lo reputo un fattore positivo. Quindi il fatto che qualcuno rimanga sul campo in quello stato lì, o a piangere, o comunque gli saltino i nervi, per esempio nel caso di Mazzoni, e altri che invece tornano nello spogliatoio come niente fosse, non è indice forse di una squadra che in parte ci crede ancora, in parte o forse sente meno la situazione? No, non è proprio tale questo, perché penso che tutti quanti noi siamo diversi caratterialmente, per cui a uno può scappare una lacrima per la rabbia, a uno può reagire in una maniera diversa, per cui non tutti siamo uguali e non tutti si devono comportare nella stessa maniera, altrimenti sarebbero dei soldatini e sinceramente io penso che ognuno di noi sia libero di esprimere e sfogare le proprie emozioni come crede. Sempre restando all'interno e nell'ambito di una educazione, insomma. Ti aspetti una squalifica a questo proposito per Mazzoni? Forse ti ha detto qualcosa lui magari. No, lui non mi ha detto niente. Io sinceramente non mi ero neanche accorto perché ero andato a salutare come sempre la terna. Mi sono accorto quando sono scappati due guardaline e mi sono ritrovato solo l'abito da salutare, per cui è evidente che stiamo aspettando delle decisioni da parte degli organi competenti, come positivo o negativo, insomma. Mancano 5 partite. Secondo te potrebbero bastare 4 vittorie per mettersi davanti al Novara, in considerazione del fatto che il Novara deve incontrare la Juve Stabia? È difficile che in queste 4 partite faccia meno di 3 punti. Sì, intanto non penso che Latina se la ricorderà, penso, no? Latina, è la partita di sabato scorso a Castellammare, per cui non penso che la Juve Stabia regali niente a nessuno, come è giusto che sia. Questo è lo spirito sportivo, no? Che io in cui io credo fortemente. Non lo so, forse, anzi senza forse, Novara ci dà già per morti o per spacciati, per cui io lo prendo come una sfida personale, no? Diretta. Vorrei veramente far vedere che non è così e vorrei farglielo presente poi all'ultima di campionato e io penso che fino all'ultimo noi
dobbiamo stargli col fiato sul collo e mettergli quella pressione necessaria anche per fargli sbagliare, e abbiamo visto che anche loro qualcosa sbagliano. Perché dici che il Novara si dà per morti? Perché penso che stiano pensando di fare i play-out con altre squadre che non comprendono il padre. Ah, è una tua sensazione? Sì, sì, è una mia sensazione, per cui dobbiamo mettergli pressione. A distanza di qualche giorno, cosa pensa di quella partita di Crotone? Ah, le stesse sensazioni che ho avuto post-gara, che è stata una buona gara da parte dei ragazzi, giocata a viso aperto, dove nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per fare gol e abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta da parte del Crotone. Poi nel secondo tempo invece il Crotone ha creato a sua volta 2-3 palle gol, noi abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, ma eravamo anche nella condizione di dover recuperare un risultato che ci vedeva sfavorevoli. Peraltro comunque la Sibiada c'è sempre un problema, nel senso che delle volte magari le è stato fatto l'appunto che pensava troppo ad attaccare, ha messo dentro magari un difensore, si è preso gol. Sabato ha lasciato la squadra com'era, dopo ha dovuto fare dei cambi obbligati e si è preso gol. Alla fin fine sono sempre quegli episodi, ma comunque la Sibiada purtroppo nasce sempre o spesso una sconfitta. Sì, sì, ma anch'io sarei bravo a fare l'allenatore dopo la partita. Quindi non tutti conoscono le problematiche all'interno della gara stessa, per cui non tutti conoscono che Benedetti aveva già avuto un inizio di crampo, per cui, ma non è che devo stare qui a spiegare tutto quanto. No, beh, non era per farle un appunto, era per dire che spesso magari è proprio obbligato a fare delle scelte e non può fare altrimenti, però le volte magari che si fa una scelta in un modo va male, si fa nell'altro va male. Non sempre pagano, altre volte abbiamo cercato di Spezia, mi viene in mente Spezia, di mettere un centrocampista in più e non siamo riusciti a tirare fuori il naso dalla nostra metà campo, e poi alla fine, quando hanno fatto gol al 90esimo, mi è stato detto che forse potevo rimanere così. Queste non le trovo neanche critiche, sinceramente, le trovo più discorsi da bar. Senta, ma con Mazzoni proprio non ha parlato, nel senso non le ha raccontato la versione dei fatti di quello che è successo dopo la partita? No, non ho parlato con Mazzoni dell'episodio, anche perché conta poco, sinceramente. Se qualcuno degli organi competenti ha visto o ha scritto qualcosa, noi dobbiamo solo aspettare eventuali decisioni.